ora parliamo di Volvo e parliamo dei 10 anni del sistema SCC, che sta per Safety Concept Car. Vediamo. Nessun'altra concept car nella storia di Volvo è stata più importante della Volvo SCC, che sta per Safety Concept Car, per i progressi tecnologici della casa automobilistica. A 10 anni del suo debutto mondiale, avvenuto a Detroit nel 2001, la SCC ha al suo attivo una carriera a dir poco fantastica. Ha determinato l'inizio della leadership dell'azienda nell'ambito della sicurezza attiva. Circa 15 delle soluzioni tecniche avanzate presenti sui modelli Volvo attuali sono state introdotte con la Volvo SCC. Da un punto di vista stilistico, la SCC ha inoltre ispirato la linea della riuscitissima Volvo C30. La Volvo SCC suscitò un enorme interesse quando venne presentata di fronte a un pubblico numerosissimo presso lo stand di Volvo al Salone dell'Auto di Detroit nel gennaio del 2001. Nel 2002 iniziò il lavoro di traduzione degli studi tecnici presentati con la Volvo SCC in soluzioni tecnologiche di sicurezza pronte per entrare in produzione. Un anno dopo, Volvo Car Corporation avviò il progetto che avrebbe condotto al debutto mondiale della Volvo C30 avvenuto a Parigi nel 2006. Oggi, 10 anni dopo il successo del primo debutto, è possibile trovare nella gamma di modelli di Volvo circa 15 delle soluzioni tecnologiche presentate sulla Volvo SCC. Si tratta di soluzioni tecnologiche che oggi aiutano i guidatori di tutto il mondo a evitare incidenti di vario tipo e natura. L'elenco delle soluzioni tecnologiche presenti sulla Volvo SCC, che sono state poi implementate su alcuni degli attuali modelli di Volvo o sulla gamma completa di automobili, includono il sistema Forward Collision Warning, ormai giunto alla sua terza generazione, con la funzione di Pedestrian Detection, Collision Warning e frenata automatica completa. Vi è inoltre l'innovativo sistema City Safety, attivabile a bassa velocità, che fa parte della dotazione standard di numerosi modelli Volvo. Sono la proiezione delle informazioni sul parabrezza, la tecnologia per il monitoraggio della presenza di veicoli nei punti ciechi della vettura e conseguente segnalazione al conducente, il sistema di segnalazione al conducente dei rischi legati al cambio di corsia non segnalato, il sistema di controllo della velocità di crociera e mantenimento della distanza prestabilita dal veicolo che precede, le luci dei freni lampeggianti in caso di una frenata di emergenza, la telecamera di sicurezza, i proiettori anteriori attivi in grado di seguire la curvatura della strada percorsa, l'HMI, interfaccia uomo-macchina, decisamente più avanzata, che consente di rendere tutti i comandi, le verifiche e gli accoppiamenti con sorgenti esterne, tipo telefoni, iPod, di una semplicità estrema. Ci sono anche il sedile posteriore di sicurezza regolabile in altezza, il sistema di protezione per i pedoni, lo sterzo regolabile in altezza e profondità, il sistema passivo di apertura porte e avviamento motore e la comunicazione con l'automobile tramite telefono cellulare.